Le amiche del cuore, Michele le Placide, il primo film con cui va in Francia, perché il film è stato selezionato dalla Kenzen, se non ricordo. Sì, no? Di Cannes. Quindi giovanissima, 16 anni, sulla Croisette, una cartolina, una foto, sì, una cosa. Sì, ti ricordo un po' frivolo, che mi andai a comprare un vestito a Via del Corso, un vestito veramente ridicolo. Però nessuno mi regalava i vestiti allora, e quindi ho questo vestito un po' tipo principessa, però di non so, di nylon, una cosa schifosa. E mi ricordo che poi là ricevemmo 8 minuti di applausi, sai, a questi festival che ancora si fanno queste ovazioni, queste. E, no, bellissima emozione, pazzesca. Infatti dopo mi sembrava, ah, ora le strade sono aperte. Poco sapevo di come, no, come sono tortuose queste strade che uno intraprende. Da giovane sembra tutto così spianato, poi invece fortunatamente è molto più difficile di quello che uno si immagina. Senti, prima di arrivare al punto, insomma, di cui abbiamo anche un po' discusso insieme, la tua natura un po' ibrida in qualche maniera, la tua capacità di stare dietro e davanti alla macchina da presa, di fare film di intrattenimento, ma anche di essere un po' quel volto, quel corpo su cui poi si appuntano ossessioni di autore molto precise, molto particolari, inconfondibili. Tu nel cinema ci sei un po' nata. Proprio nata, ecco. Proprio nata. Pensa che il mio bisnonno era uno in Brasile, distribuiva film, i primi film. Mia nonna era fotografa, mio nonno era un produttore, mio zio un produttore, mio cugino lavora in cinema, mia sorella attrice, costumista, mia madre grande attrice e poi c'è papà Dario. Cioè, quindi sono... siamo una dinastia, gli Argentos. Esatto, ma sono mondi da cui proprio per questo magari uno nell'adolescenza è tentato anche di fuggire. No, io no. Mi piaceva tantissimo, guardavo 1000 film, ero ossessionata. Mi ricordo mio padre prese uno dei primi Betamax e avevamo queste cassette, che però il Betamax, il film era troppo, non entrava perché i film erano troppo lunghi, quindi si interrompevano sempre prima della fine perché vecchi beta. E comunque me li guardavo tutti i giorni, moltissimi film di mio padre, mi piacevano molto i film horror da piccola perché erano proibiti. E poi 1000 film, quindi guardavo almeno 5 film al giorno, sempre gli stessi perché non è che avessimo tante cassette. Era proprio quello che volevo fare, però in realtà volevo scrivere per il cinema, perché quando dissi a mia madre a un certo punto a 5 anni voglio fare l'attrice, lei mi disse no, guarda, lascia perdere. E anche mio padre mi diceva no, tu devi fare la regista. Perché devo fare la regista? Diceva perché gli attori, guarda, sono gente tremenda. non puoi fare questo, tu sei molto meglio di questo. E quindi io ho sempre fatto l'attrice pensando, oddio, non voglio essere una persona tremenda, magari devo crescere, fare la regista. Ascolta, c'è stato anche un momento in cui, dopo aver avuto diverse esperienze, quindi credo anche aver maturato alcuni anticorpi, aver capito alcune cose sulla base di ciò che ti sarebbe piaciuto fare o meno, hai deciso però effettivamente che provare a scrivere, provare a fare qualcosa di tuo, di esprimerti, diciamo così, con il cinema, al di là del fatto di essere un attore, di essere diretto da altri, fosse diventato un'esigenza, se non una necessità. Sì, sì, è stata un'esigenza, esattamente, perché avevo una storia, volevo raccontarla. Non, quando mio padre mi diceva devi fare il regista, io dicevo ma no, io faccio quello che so fare, che faccio da quando ero piccola. Però a un certo punto mi è venuta in mente una storia e come la vedevo mi sembrava una storia che non era mai stata fatta e quindi questo mi ha dato un'esigenza, un bisogno, una questione molto romantica, soprattutto perché avevo 23 anni di vita o di morte, lo devo fare, lo devo fare. E ci sono riuscita, un film piccolissimo che però ha avuto una vita lunghissima, che ancora si ricordano in tutto il mondo. Sono molto grata, penso che
sia un film imperfetto, sicuramente con tanti errori, e forse la forza di Scarlett Diva sono proprio gli errori. È un film che non riesco a guardare perché mi sembra di rileggere un mio diario d'infanzia con tutte le brutture dell'adolescenza, tutte le imperfezioni dell'adolescenza, però è stato un film necessario. E stranamente non so come è arrivato ai cuori della gente, è uscito in tutto il mondo, mentre all'inizio mi ricordo quando uscì in Italia non fu ben capito, ben molto amato, tu ne sai qualcosa. Esatto. Però insomma sono critiche che mi hanno aiutato a crescere, non volevo fermarmi là, però per quel momento avevo quella storia, volevo raccontarla in quel modo, in digitale, era il primo film in Italia. Un'esperienza bellissima. Dopodiché, insomma, ancora sto crescendo, il secondo film un po' meglio, però ancora speriamo ora il terzo che sia meglio, però non so, la perfezione, come ti dicevo, non esiste. Ma possiamo dire che nel primo c'era anche qualcosa come una forma di energia che si liberava, anche un po' di rabbia, un po' di, no? Sì, di rabbia, di parecchia rabbia, sì, però la rabbia positiva, credo. Poi anche molto divertimento, che forse è stato mal interpretato, perché c'era un senso of humor che invece tutti quanti pensavano che io mi prendevo seriamente, invece io già dal titolo era, per me mi stavo facendo delle grassissime risate. Però non so quanto, forse ridevo da sola, ridevo ma non con gli altri. Una cosa, ecco, che per esempio per gli spettatori risulta veramente difficile da capire è come si faccia a stare allo stesso tempo davanti e dietro una macchina da presa. Immagino che poi, essendo il primo film, eccetera, credo che a me come agli altri piacerebbe saperne di più. Beh, il film, i due film li ho scritti anch'io, quindi più o meno li vedevo, sapevo cosa volevo da me. Bisogna essere come delle mosche, bisogna guardarsi in giro, sapere allo stesso tempo mentre reciti cosa sta facendo l'elettricista, cosa sta facendo il suono, controllare tutto, essere molto, come si dice in America, anal, molto anali nel controllo, essere control freaks, cioè amare il controllo e allo stesso tempo abbandonarsi all'aiuto degli altri, non troppo perché sennò poi gli altri vogliono diventare registi del film, cosa che capita spesso quando sei attore. Allora magari il direttore della fotografia dice: ma perché non fai così? No, bisogna, ecco, come diceva Truffaut, un regista è una persona che deve rispondere a delle domande e deve rispondere velocissimamente. Se ti richiedono se blu o rosso, devi dire subito rosso, anche se magari poi non dopo ci pensi, dici magari era verde, però l'importante è che hai detto rosso. E poi c'è, cioè, grazie a Dio, ai giorni nostri il combo, puoi controllare quello che hai fatto, certo perdi un po' più di tempo, quindi magari mi rendo conto che non è venuta bene e la rifaccio, però non sono una che fa molti ciak, dopo un animaletti io faccio massimo 2-3 ciak. Senti, un'altra domanda molto ingenua. Tu hai avuto il privilegio di attraversare il cinema in tutte le fasi, quindi hai scritto dei film, li hai interpretati, li hai diretti. Qual è la cosa più divertente secondo te? La cosa più divertente è fare tutto. Il regista comunque è musicista perché ha a che fare con il suono, con la musica, è fotografo perché ha a che fare con la luce, è attore perché deve dirigere gli attori. In realtà il regista è il mestiere più completo, è scrittore perché scrive la sceneggiatura, se è autore delle proprie sceneggiature. Comunque sì, è completo, è molto divertente, è molto faticoso. In genere ci vogliono 2 o più, a volte 10 anni della propria vita per un progetto. Ci vuole, secondo me, il regista è una persona che è capace di vivere con le proprie ossessioni per tanto tempo, mentre in genere le persone si annoiano delle proprie ossessioni. Il regista è un ossessivo compulsivo. Ci tiene alle proprie ossessioni. Compulsivo anche. Cultiva. Sì.